things behind sono le cose dietro, diciamo, tradotto molto letteralmente, un titolo un po' secco che allude allo sguardo, è una mostra sullo sguardo, su quello che rimane nel nostro sguardo, dentro agli occhi, dietro agli occhi, come se ci fossero delle presenze invisibili che possono essere percepite, che possono essere tradotte, che possono essere in qualche modo alfabetizzate dalla pittura, esclusivamente dalla pittura. Il quadro che ho qui alle spalle è proprio il quadro di ingresso in questa dimensione, è il momento in cui l'occhio si apre per accogliere la luce e per entrare, diciamo, in questo varco. E la mostra racconta un po' di questo viaggio, quello che rimane nell'occhio e quello che poi l'occhio in qualche modo riesce a reimmaginare in maniera latente. E, diciamo, il motivo della pittura è quello di poi di renderlo esplicito, diciamo, l'idea di poter rendere esplicita questa dimensione invisibile. Questo è un po', diciamo, il plot della mostra. Insieme poi a un altro ciclo di opere che è intitolato La grazia dello strazio, e che è un tipo di lavoro invece dove c'è più un impatto anche emotivo-emozionale, oltre a quello percettivo della natura che si cristallizza nella retina. Nella grazia dello strazio c'è anche un dato dove c'è un improvviso scatenarsi di un'emotività in questo racconto percettivo. È un momento in cui succede qualcosa, in cui c'è un sussulto, un'apparizione anche del dato emotivo.